Mi vergogno un po', ma assurdo, quando ho fatto il mio primo ordine in questa casa qualche vlog fa, ho detto non avevo ancora mai ordinato in questa casa. Proud of me, proud of us. E adesso con gli ottobre è andato tutto un po' allo scatafascio. Vabbè dai, sarà la terza volta, quarta volta che ordino online. Combinazione, ogni volta che ordino sto girando un vlog, quindi questa è la terza volta in cui mi vedete ordinare online nel giro di un mese. Ma so per finire di editare, perché oggi pomeriggio sono andata a trovare i miei. Everybody got a pants. Un crunch pazzesco. I don't mean to get offensive, but I've been feeling kind of fearless. I want dangerous attention. And I really couldn't care less. Torno a casa dopo essere stata dei tuoi, tua mamma ti ha dato un sacco di gusti, prezzemolo, salvia, eccetera, e ti ha detto mi raccomando, appena arrivi a casa mettili a bagno fuori, che tanto adesso stanno bene, non fa ancora freddissimo. E tu cosa fai? Li lasci nel sacchetto in cui te li ha messi e te ne ricordi dopo un'ora. No dai, scherzo, sono passati solo 15 minuti, sono arrivata a casa da 15 minuti, quindi facciamo la nostra prima azione witch, perché la natura, le erbe, insomma, tutto interconnesso. Non so cosa sto dicendo. Yeah, I used to get all tied up, let the rain put out my fire. Now I'm feeling like Rihanna, Ella, 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 making a mess of emotions and liquor, tears on my cheeks and they sparkle like glitter. Making a mess of emotions and liquor, tears on my cheeks and they sparkle like glitter. Eccoci di nuovo qui. Questa giornata dal pomeriggio, anzi dalla mattina, e senza neanche farla apposta, è veramente una giornata magica, perché stamattina ho girato il look Harry Potter per Halloween. Vi ho spoilerato un video, ma vabbè, e quindi già qui siamo partiti così. Quindi poi mi sono messa ad editare il video, in realtà ne ho editato un altro prima, ma poi dopo mi sono messa ad editare anche questo, e quindi il tema era sempre lo stesso. E poi quando sono uscita, un tardo pomeriggio, ho proprio percepito nell'aria quel sentore di magia, non lo so, sarà che si sta avvicinando Halloween. Sono passata davanti a una pizzeria che è aperta da poco ed era tutta addobbata ad Halloween veramente bene. Qua in Italia è difficile trovare dei posti che ci tengano un po' a queste cose, ecco, era veramente addobbata benissimo. E quindi non lo so, c'erano tutte queste vibes, poi le foglie, quello che avete visto, ecco. E avevo le AirPods in cui stavo ascoltando la versione witch di Willow di Taylor Swift, per chi non lo sapesse. Se non siete fan di Taylor Swift, scappate via dal mio canale. No, scherzo. Non so, è da un paio di giorni a questa parte che sono in fissa con la versione witch e l'ascolto proprio in loop. E quindi avevo questa musica nelle orecchie, questa scenografia, e ho respirato proprio un pomeriggio magico, stregato. Adesso continuerò a, anzi finirò, spero, di editare questo video nel mentre che aspetto il cibo. E da una vita che non lo mangio prenderò il plant based burger di Burger King, e poi direi che dopo cena la vera e propria notte stregata potrà cominciare. Di ordinare. Piccola anteprima. Un bicchiere scarso di vino, perché oggi è giovedì, quindi siamo quasi nel weekend. Hopes I don't you let them down. I know you feel the tension, baby. One night to forever now. Eyes lock when I walk in. Two step to the Uber, baby. Ok, sono le 8:25. Ora finirò il vino
andrò a fare due passi fuori, anche se è tardi e non lo so, proprio bisogno di andare fuori, sento questa necessità, farò solo un po' un giro dell'isolato. Michael è al corso di tennis e quindi arriverà neanche tra tanto, però non importa, io avrò la mia serata. Quindi giro dell'isolato in cerca della luna, perché da qui non riesco ancora a vederla. Aspettate, però in che fase siamo? No, siamo in fase calante, quindi ho guardato, la luna dovrebbe essere così, quindi si dovrebbe vedere. Andiamo a cercarla, se non ci sarà in questi paraggi non importa, la penseremo tanto durante la nostra beach night. Sto uscendo di casa senza chiavi. È stato un attimo e sarei rimasta fuori casa per avere mezz'ora. Mi sembra così strano uscire a quest'ora da sola, che poi sono le 8:25, ma è buissimo. Ovviamente ho le AirPods e ho di nuovo messo la versione Witch, Dance Witch di Willow. C'è l'hype per Taylor che è piuttosto alto, perché stanotte a mezzanotte uscirà il nuovo album. Niente luna, quello è un lampione. Ho ascoltato tutto il tempo questo, in pratica sono riuscita ad ascoltare l'EP facendo il giro dell'isolato e infatti ci ho messo pochissimo, sono le 9:15. Per cominciare però tutto il rituale devo assolutamente riordinare il mio spazio, non ci metterò tanto, però ho necessità di mettere a posto qualcosa e poi non sarei io altrimenti, quindi ordine prima cosa. Poi mi cambierò perché ho questi vestiti addosso da tutto il giorno praticamente e poi vedrete. Dai, un'ultima volta. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring, and there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray and follow, I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you. Was a willow and it bent right to your wind. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your wind. But I come back stronger than a 90 strand. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of. Ok, ora le vibrazioni giuste direi che sono salite. Qui con me anche l'ametista, la terrò qui vicino, insieme al palo santo, per purificarmi un attimo, perché sento la necessità di purificarmi finché non si spegne il palo santo, quindi di solito è un processo abbastanza veloce. E poi purificherò anche il mazzo che userò adesso, e ho deciso che userò il mazzo Moonology. Visto che la luna stasera non si vuole fare vedere, la cerchiamo noi in questo modo. Begging for you to take my hand, back my plans,
is hollow. Begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's mine. Hey, that's my man. That's my man. È pazzesco, mi sento molto più calma. Quindi chiederò qualcosa su questi ultimi 3 mesi dell'anno. Quindi qualcosa che riguarda ormai il passato, ottobre. Qualcosa che riguarda il prossimo futuro, novembre. E qualcosa che riguarda dicembre, quindi l'ultimo mese del 2022. Questa è la carta per ottobre, questa è la carta per novembre e questa per dicembre. Ora le guardiamo insieme. Ottobre. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Penso possa essere assolutamente collegata al mio ottobre perché è stata una sorta di new moon, di nuova luna, di nuovo inizio, perché avevo dovuto necessariamente abbandonare un po' il canale e le mie routine in generale con il trasloco. Ottobre è stato forse il mese iniziale in cui mi sono assestata, perché sarebbe dovuto essere settembre in realtà, ma con le vacanze metà mese è già andato, il tempo di tornare dalle vacanze e insomma settembre è finito. Quindi ottobre è stato il primo mese in cui mi sono assestata nella casa nuova, ho ripreso le mie routine dopo il trasloco, nonostante gli ottobre, che comunque è stato un nuovo inizio per me, perché ha riportato un po' di vita nel mio canale. L'acquario, tra l'altro, è il segno della creatività e dell'anticonformismo, quindi la creatività di ottobre che ho dovuto necessariamente avere. D'altronde, se si vuole fare i creator digitali, la creatività sta al centro. Comunque, passiamo all'altra carta che rappresenta e rappresenterà il mese di novembre. Full Moon Eclipse. Quindi l'eclissi di luna piena. Conclusions are within reach. Le conclusioni sono a portata di mano. Questo cosa vuol dire? Quello che mi arriva è che a novembre probabilmente avrò tante risposte, mi arriveranno tante risposte, forse inizieranno a emergere, però non arriverò direttamente a quelle risposte, alle conclusioni, perché appunto novembre è il penultimo mese dell'anno e forse queste risposte arriveranno a dicembre. Le risposte che voglio avere sono sulla strada, ma emergeranno completamente più avanti, non so quando, adesso vedremo la carta di dicembre, ma molto probabilmente a novembre inizierà a smuoversi qualcosa e capirò forse un po' più di cose. Poi l'eclissi di luna piena è proprio qualcosa di potente, quindi diciamo che un'esplosione inizierà. Adesso guardiamo l'ultima carta, la carta per il mese di dicembre. New Moon in Leo. Confidence is your key to success. Quindi il coraggio è la tua chiave per il successo. Di nuovo una nuova luna, questa volta in Leone, il segno del, diciamo, egocentrismo, dell'essere al centro dell'attenzione, della concentrazione su se stessi. Si può vedere come un qualcosa di positivo la concentrazione su se stessi, sulla propria crescita personale, ad esempio, sulla propria consapevolezza. Qui abbiamo di nuovo una nuova luna, quindi è come se a dicembre forse possa essenzialmente essere me stessa al 100%, sentirmi nel mio pieno potere, nelle mie piene capacità. E questa carta mi vuole ricordare che dovrò avere coraggio, perché solo se avrò coraggio nelle cose che farò, allora avrò successo. Quindi la chiave in tutto è avere confidence. E così ci potrà essere un nuovo inizio che partirà dal mese di dicembre per poi immergersi proprio nel nuovo anno. Questa lettura mi ha emozionato tantissimo, l'ho sentita particolarmente, non so spiegarvi. Non vedo l'ora poi a gennaio di tornare a rivedere questo video e capirci qualcosa di più, perché sicuramente secondo me avrò dei collegamenti. E a proposito di collegamenti, adesso andrò a prendere un altro mazzo e collegherò questi messaggi a quelli dell'altro mazzo. E in questo periodo sono abbastanza in fissa con Animal Spirit, quindi andrò di nuovo a chiedere 3 carte, una per il mese di ottobre, una per il mese di novembre e una per il mese di dicembre. E
Eccoci qua, ho preso, ho pescato le tre carte. Sono veramente emozionata, questa lettura mi sta toccando profondamente. Andiamo a vedere la carta, lo spirito animale del mese di ottobre. Non ci posso credere. Il coniglio mi era già uscito ed è anche uscito in un video che forse ho solo editato ma non ho ancora pubblicato, non ricordo perché ho girato tanti video in anticipo e tanti li ho programmati, quindi non ricordo se quando vedrete questo video sarà già pubblico. Comunque in ogni caso, il coniglio mi sta uscendo in diverse letture e anche qui il coniglio rappresenta un po' le paure, perché il coniglio è un animale molto pauroso, però è consapevole delle sue paure e ti vuole ricordare di essere coraggioso. Io a ottobre avevo proprio paura di non potercela fare, quindi diciamo che la paura, l'ansia è stata un po' una costante per tutto il mese, specialmente verso il picco di ottobre, perché comunque ero arrivata a un punto in cui stavo quasi cedendo, però mi sono fatta coraggio, ecco che ritorna il coraggio, e sono riuscita ad essere consapevole delle mie difficoltà ma anche della mia potenza nel fare le cose, nel poter fare le cose, e quindi ormai siamo praticamente a fine ottobre e sono assolutamente contenta di come ho passato il mese, anche se è stato molto stressante, però sono felice. La seconda carta che ho pescato, quella per il mese di novembre, è Dragon. La carta del drago, anche qui ci vuole ricordare il coraggio, il non avere paura, soprattutto non avere paura dei cambiamenti, e penso che per il mese di novembre sia una carta perfetta per me, perché potrei avere paura di qualche cambiamento che avverrà nel mese di novembre, di cui vi parlerò. Il drago mi vuole ricordare che sono una persona super super potente, ho il fuoco dentro, non ho paura di esprimermi e posso elevarmi al di sopra di ogni circostanza, quindi posso superare ogni cosa. Adesso andiamo al mese di dicembre, era già così, sea serpent, serpente marino. Il serpente marino indica che siamo protetti, che possiamo uscire dalla nostra zona di comfort e probabilmente lo faremo, e magari potremo essere scoraggiati, ma avremo sempre qualcuno che ci ricorderà che è necessario uscire dalla zona di comfort e che comunque saremo sempre protetti, perché appunto questa carta indica proprio la protezione. Sento che protezione potrebbe essere una parola chiave cardine per il mese di dicembre, la sento molto molto associata. Che dire? È buissimo, sono solo alla luce della lampada di sale e la fotocamera purtroppo si sta scaricando, nel caso continuerò con il cellulare. Comunque ho scritto una, diciamo, un poema di manifestazione, io sono. Questa pratica l'avevo vista in qualche vecchio video, la pratica io sono, e adesso andrò a leggervi quello che ho scritto. Io sono. Io sono luce. Io sono purezza. Io sono limpidezza. Io sono intenzionalità. Io sono coraggiosa. Io sono protetta. Io sono in grado di fare tutto. Io sono forte. Io sono potente. Io sono fuoco che brilla. Io sono acqua che sgorga. Io sono vento che sibila. Io sono terra che sorregge. Io sono vita. Io manifesto. E manifesto tutto questo. Oggi e per sempre. Adesso purificherò la casa con l'incenso e nel mentre che girerò con l'incenso pianterò i semi di questa manifestazione e cercherò di ripetere tra me e me quello che ho scritto, quello che mi viene in mente, e insomma farò questo. Poi quando tornerà Michael, è un po' in ritardo tra l'altro, ma va bene, ho avuto più tempo per me stessa per stare tra virgolette tranquilla, cercherò di convincerlo a guardare American Horror Story per rimanere sempre in tema witch. E quindi questo è quanto. Mi sento molto bene, mi è piaciuto tantissimo fare questo video. Sicuramente ne arriveranno altri in futuro. E quindi ora vado a fare queste ultime cose che vi ho detto e noi ci rivediamo presto. Ricordatevi come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Sono venuta di qua, c'era la lavastoviglie ferma e mobile, mi ero assolutamente dimenticata di averla attivata e poi tutto d'un tratto è iniziato ad andare.
sono leggermente spaventata, però vabbè, anche questo era tema.